Sono Alice, vengo dalla provincia di Pavia, ho 24 anni e sono del segno del toro. Sono Arianna, ho 23 anni, sono mezza romana, mezza milanese e sono scorpione. Io nella vita sono principalmente una fotografa e come lavoro alternativo sono istruttrice di spada laser. Io studio qui a Milano comunicazione, media e pubblicità. Io e Arianna ci conosciamo da 5 anni e l'ho conosciuto in uno studio fotografico perché una mia conoscente mi aveva chiesto di partecipare a un progetto e la ragazza che doveva fotografarmi era appunto lei. Diciamo che non siamo andate subito d'accordo, anzi ci odiavamo abbastanza, sì. Lo possiamo dire. No, la prima cosa che ho pensato quando ho conosciuto Alice, quando me la sono trovata davanti la prima volta, dovevo fotografarla e quindi, visto che erano delle situazioni assurde per compagnie, me l'hanno appioppata fondamentalmente, ho detto ma perché io? Perché? All'inizio Alice non mi piaceva perché la vedevo proprio come una persona superficiale. Ma quando io superficiale, scusa? Come definirei Alice? Intelligente, che è una cosa che mi ha sempre colpito di lei perché conosco davvero poche persone intelligenti come lei. Molto solare, mi ha aiutato tanto in molti periodi. Sicuramente la definirei molto esuberante, spontanea, nel senso che comunque è una persona che non ha paura del giudizio degli altri, quindi si presenta sempre in maniera molto naturale. Dove mi vedo tra 10 anni? Sicuramente in un appartamento tutto per me, nel senso che non vedo l'ora di avere un pochino più di libertà, con un lavoro che mi piaccia, nel senso che sto studiando proprio per questo, con un sacco di cani. Io tra 10 anni mi vedo con uno studio fotografico mio, e basta, solo io, con un appartamento pieno di gatti. Oh, pieno di gatti. Morirò da sola. Il tipo di partner ideale, ho bisogno che rida con me, fondamentalmente. Ho bisogno di una persona che non abbia paura di mettersi in discussione, di vergognarsi. Cioè voglio una persona che comunque mi stia dietro. Sono una persona molto romantica, ma molto romantica. Cioè proprio alla Moulin Rouge, è così, ok? Quindi non è molto facile trovare una persona come me. Sì, credo nell'amore eterno, nel senso che è un concetto molto bello a cui credere, però credo anche che comunque i rapporti e le persone cambiano nel tempo, quindi se qualcosa la si vuole portare avanti per tanto tempo, bisogna comunque lavorarci, ecco. Se Alice fosse un animale, per me sarebbe un coniglio. Giusto? Giusto, cavolo, non pensavo. Secondo me sei un coniglio perché, come il mio vecchio coniglio, passi dall'essere super coccolosa alla psicopatia quando cominciano. Secondo me nel passato di Arianna ci sono... Complimenti. Vita impegnata, grande lavoratrice. Aiuto. Porcaccia. Tu la sai la tua grande paura? Questa è profonda. Secondo me la più grande paura di Alice è deludere le aspettative. Io ho messo la solitudine. Ma non sei sola. Però anche questa è ottima. Lo so. Vero. Lo so. Sì, siamo insieme da quasi 5 anni. Quando Alice è venuta nello studio fotografico per fare quelle foto, la cosa divertente è che pensava che io non fossi nessuno in quella situazione, perché lei era venuta lì con la mia attuale ex, con la quale stavo insieme in quel momento. Scusa.